Una quarta edizione che ritorna dopo un periodo di pandemia che ci ha tenuti fermi. Siamo intanto contentissimi di ritornare con questa edizione e ribadendo sempre il concetto che non è una veleggiata solo, è un'unione tra due popoli, è qualcosa di eccezionale, è il riscoprire le culture di un'altra terra e fare scoprire le culture della nostra terra, anche i sapori, i cibi. È importantissimo, è una cosa bellissima che ci riallaccia a questo paese che è riverasco di fronte a noi ed è importantissimo. Il Mediterraneo è il nostro tesoro, questa parte del Mediterraneo, per una città di mare e di pescatori, quale è Mazara del Vallo. E allora la regata Mazara-Tunisia serve ad accorciare queste distanze che sono molto, molto vicine, ma spesso invece ci dividono invece di unirci. E nell'insegna dello sport e del mare i valori comuni di questa parte del Mediterraneo vengono consolidati. A me dispiace non partecipare ancora quest'anno, così diversamente da quanto io avevo promesso, ma ho ancora tempo, perché sarò proprio il 23 a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, a ragionare invece sul Mediterraneo come mare a emissioni controllate. I 21 paesi della COP22 di Barcellona, i paesi del Mediterraneo e la UE, hanno stabilito che il Mediterraneo sarà un'area a emissioni controllate. Andiamo a portare lì la voce dei cittadini e dei pescatori di Mazara, in modo da essere protagonisti di questo processo importantissimo che vedrà tanti investimenti in questa parte del mondo che guardano alla salvaguardia del nostro mare, della biodiversità e soprattutto di coloro che animano e vivono di pesca e di mare. Noi siamo pronti per la ripartenza dopo 2 anni di stop, riprendiamo il mare, insomma, ci rincontriamo con i nostri amici tunisini. Questa è una regata che va avanti da tanti anni, questa è la quarta edizione, dovrebbe essere la sesta, ma 2 anni di stop insomma, ci hanno tenuto legati alla banchina. Quest'anno si propone insomma, con maggior verve, in quanto c'è stata un'ampia collaborazione sia col Ministero del Turismo tunisino sia con le nostre autorità che hanno dato ampio risalto alla manifestazione. Saremo all'incirca un 30 equipaggi, che è un numero consistente di barche insomma, per queste manifestazioni, e partiremo il 23-24 di giugno, quindi venerdì o giovedì a seconda delle condizioni meteo, per trovarci il 25 a Jasmina Mamet, la marina di Jasmina Mamet, dove faremo delle attività o delle regate, e faremo anche delle escursioni e ritorneremo il 30 a Mazara del Vallo, dove ci saranno ulteriori escursioni per fare conoscere il nostro territorio, un'altra regata sul lungomare, per poi concludere la manifestazione giorno 3, il 3 di luglio. Diciamo che questa manifestazione si contrappone mandando un messaggio di pace, di libertà e di unione fra i popoli che è in netto contrasto con quello che vediamo ogni giorno in TV per le vicende che stiamo assistendo di carattere bellico e che vorremmo non vedere mai più. Noi poniamo questa strada di pace, di fratellanza e di amicizia e ci auguriamo che possa essere foriera insomma, di buoni propositi. Un po' per tutti, sia per lo sport che per la convivenza civile dei popoli. Noi diciamo, faremo questa partnership con la Lega Navale perché lo scopo primario della strada del vino è appunto quella di valorizzare i prodotti enogastronomici e quindi questa opportunità di poterlo fare in un territorio straniero, un territorio amico ma è un territorio straniero, l'abbiamo assolutamente colta, quindi gemelleremo le barche con le cantine, faremo un gemellaggio ad Amamet e ripeteremo la stessa operazione con una cantina del territorio di Mazara.
valorizzeremo non solo il vino ma tutti i prodotti enogastronomici, dall'olio ai dolci, al pane, dimentico forse qualcosa, comunque poi ci sarà opportunità anche nel corso della cena di gala che faremo giorno 3 qui alla Lega. Quindi assolutamente sì, il nostro scopo è la nostra ragione sociale, quindi ci siamo sposati con grande piacere con la bellissima iniziativa della Lega Navale. Benvenuti nella sede della Lega Navale di Mazara del Vallo per la presentazione ufficiale della quarta edizione di Eurafrica Cup 2022 Vele Senza Frontiera. Una manifestazione che torna dopo i 2 anni di stop causa pandemia, è una manifestazione, una veleggiata in amicizia che congiungerà non solo simbolicamente ma realmente le coste dell'Europa con quelle dell'Africa. Si partirà da Mazara e si arriverà ad Hammamet, il tutto ovviamente con un clima gioviale perché non è assolutamente una competizione ma è e vuole essere ovviamente un simbolo di amicizia e fratellanza. Al tavolo di presenza abbiamo il presidente della Lega Navale, il sindaco Cesare, che ci parlerà ovviamente del programma come comitato organizzatore, quindi esplicherà quelle che sono ovviamente tutte le tappe fondamentali di questa manifestazione. Mario Tumbiolo della Strada del Vino e dei Sapori, perché c'è anche una partnership, perché anche l'enogastronomia sarà al centro di questa ovviamente manifestazione. Non vogliamo dilungarci perché c'è caldo, lo capiamo benissimo, e quindi cercheremo di essere molto brevi. Quindi i saluti del presidente, del padrone di casa, in questo caso qui nella Lega, Giampiero Tilotta. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Allora, dopo 2 anni di stop torna l'Euroafrica, che è qualcosa di eccezionale veramente. Dobbiamo essere tutti contenti perché è un modo come un altro di riavvicinarci ai nostri fratelli riveraschi qua a fianco a noi. Lo sapete benissimo, l'Euroafrica non è solo veleggiata, vela, è anche sapori. Sapori, come vi spiegherà anche Mario Tumbiolo della Strada del Vino, fare scoprire le nostre qualità, i nostri prodotti, la nostra terra, ci sono posti bellissimi, e andare a scoprire pure i prodotti e la terra tunisina. È importantissimo, vi dico solo questo. Speriamo vada tutto bene, buon vento naturalmente ai velisti e tutto, anche se saranno supportati da barche a motore. Abbiamo avuto per fortuna la capitaneria che si è messa a disposizione, ci ha aiutato in tante cose, con Mare Sicilia. Dico, abbiamo veramente l'aiuto di tutti, grazie a tutti. Eurafrica Cup ovviamente è una manifestazione che congiunge 2 continenti, è una manifestazione che ha avuto il patrocinio del Ministero del Turismo di Tunisi, il patrocinio dell'Ambasciata Italiana a Tunisi e il patrocinio della città di Mazara del Vallo, città di Mazara del Vallo ovviamente che è rappresentata dal suo massimo rappresentante che è il sindaco, e quindi ascoltiamo i saluti del sindaco che ritorna in conferenza per l'Eurafrica Cup dopo il 2019 appena insediato. Sindaco, dopo i 2 anni si ritorna a fare sport e si ritorna a unirsi. Buongiorno a tutti, è un gran piacere tornare qui a casa della Lega Navale. E per fortuna, come ha detto bene Pasqualino, si riprende a veleggiare verso le coste rivierasche che stanno dall'altra parte. Questa è una regata che sa di Mazara, della nostra tradizione, dei nostri valori, che sono quelli dell'accoglienza, dell'amicizia tra i popoli. È simbolico questo viaggio, breve per carità, no? Siamo vicini, che unisce queste 2 rive, perché spesso invece i popoli, non certo con la Tunisia, che stanno dalle 2 rive del Mediterraneo, sono popoli che vivono in tensione. Io ho sempre raccontato che questa parte del Mediterraneo, che oggi ha bisogno di una nuova governance perché Mazara possa guardare con serenità al proprio futuro, è un condominio rissoso. Oggi abbiamo bisogno di interventi significativi, che sono quelli che noi abbiamo preannunciato, abbiamo rappresentato alla rappresentanza della Commissione parlamentare UE della Pesca
con il suo presidente Pierre Carleskind, che abbiamo ospitato a Mazara dal 23 al 25 maggio e che, devo dire, già al primo incontro con la Commissione Pesca, l'organo esecutivo invece della UE, ha rappresentato perfettamente quella che è il nostro pensiero, cioè che le politiche della pesca devono tenere conto dell'impatto che ha la pesca sulle comunità territoriali. Noi sappiamo bene che invece la Commissione ragiona in modalità molto ideologica, cioè l'unico obiettivo è il mantenimento della biodiversità, degli stock ittici e quindi preservare quello che è l'ambiente marino. Per carità, principi che noi condividiamo perfettamente, ma che non devono andare a discarico, a discapito di quella che è la nostra storia. Ma torniamo alla regata. Io avevo promesso che sarei andato, però coincidenza vuole che il 22 sera sarò proprio a Bruxelles e tornerò soltanto il 23 sera, perché c'è la seconda conferenza del Life for Medeca. Che cos'è? È un programma che con la COP22 di Barcellona del dicembre 2021, cioè pochi mesi fa, ha stabilito da parte di tutti i paesi rivieraschi insieme con l'Unione Europea che il Mediterraneo sarà un'area ad emissioni controllate. L'acronimo è SECA. E io andrò lì a portare gli interessi dei cittadini e dei pescatori mazzaresi, fra tutti gli stakeholders, i portatori di interesse che saranno seduti a questo tavolo, a progettare la salvaguardia del nostro mare, perché non ci può essere sostenibilità ambientale, e voi siete da questo punto di vista alfieri, no? Della tutela ambientale del nostro meraviglioso mare, ma dicevo, non ci può essere sostenibilità ambientale se non c'è anche quella economica, e noi saremo lì a tutelare gli interessi di Mazara, della sua città e dei suoi pescatori. E questi interessi sono certo che saranno messi con la giusta importanza sul piatto, perché delle città del Mediterraneo che partecipano lì saremo in due soltanto a essere rappresentati: Mazara del Vallo con me e il porto di Livorno con il presidente dell'autorità portuale di sistema. Detto questo, per noi questo non sarà un problema, ma sarà invece una grande opportunità, perché tutti i finanziamenti pubblici e privati dei prossimi decenni, l'abbiamo capito bene ormai, passeranno attraverso due filtri: transizione ecologica e sostenibilità ambientale. E noi ci saremo, saremo su questi tavoli, saremo lì pronti a coglierne le occasioni. Detto questo, allora, mi sono dilungato un po' troppo, ma sai com'è, quando un politico ha un microfono in mano, Pasqualino, comincia ed è complicato fermarlo. Detto questo, davvero buon vento a tutti e io mi ripropongo per l'anno prossimo. Vediamo, magari saremo più fortunati. Grazie davvero. Grazie al sindaco. Ci tenevo anche a salutare, approfittando dei colleghi che trasmetteranno, Samir, che è di Porti Yasmina Mamette, che è l'alter ego ovviamente di quello che accade qua. Anche dall'altra parte c'è un iter organizzativo non indifferente, perché capirete benissimo quando si organizzano degli eventi che hanno una grande partecipazione di equipaggi e che comunque coinvolgono due continenti, i preparativi sono davvero particolari. Prima però di far parlare Cesare Rustico, che vi spiegherà quello che è il programma, è giusto sentire anche Mario Tumbiolo e la Strada del Vino e dei Sapori, perché c'è questa partnership, perché come ha detto il presidente Filotta, non è soltanto una veleggiata, non è soltanto mare, ma è anche sapore, una riscoperta dei sapori. Sì, grazie Pasqualino. Allora, noi abbiamo colto l'opportunità, non è la prima volta che collaboriamo con la Lega Navale, già abbiamo avuto in passato delle belle collaborazioni, ma l'operazione era veramente ghiotta, quindi abbiamo deciso di superare i limiti nazionali, i limiti di confine, e faremo qualcosa di particolare. Gemelleremo ogni barca a vela con una cantina e porteremo i nostri prodotti tipici. Sapete, il mondo islamico è un pochino limitativo nel consumo degli alcolici, quindi rispetteremo la loro religione e le loro usanze, quindi seguendo norme particolari, e porteremo, oltre al vino, porteremo anche il nostro olio, il nostro pane di Mazara, porteremo dei dolci, porteremo anche l'aceto balsamico che si produce a Petrosino ed è un aceto particolarmente rinomato.
quindi cercheremo di valorizzare quello che abbiamo noi unitamente a quello che hanno loro. Fra l'altro avremo anche un gemellaggio con una importante cantina tunisina. I tunisini sono all'avanguardia, loro utilizzano la tecnologia, hanno dei buoni enologi e devo dire con franchezza che fanno anche dei buoni vini. Il gemellaggio lo ripeteremo con una cantina a Mazara, quindi tutti gli ospiti tunisini saranno ricevuti e accolti in questa cantina a Mazara. E poi faremo due cene di gala, una la faremo da Mamet, ripeto, con tutti i prodotti nostri unitamente a quelli tunisini, e la ripeteremo, se non ricordo male, la sera del 3 qui alla Lega Navale. Quindi invitiamo tutti, dovremo anche contenere anche lì questo discorso, quindi siamo ben lieti di questa cosa e portiamo avanti il vessillo della città e delle aziende che ricadono nel territorio, quindi speriamo di poter dare il nostro contributo come al solito. Ovviamente è fondamentale, capirete benissimo che in un evento così è fondamentale l'aiuto anche delle istituzioni, quindi già aveva fatto il presidente Tilotta, ma ci tengo a sottolineare e a ringraziare anche per il supporto che dà la Capitaneria di Porto ed è presente qui, quindi grazie intanto di essere venuti e di aver accettato l'invito del presidente. Dicevamo, adesso entriamo un po' in quello che è il vivo della veleggiata che partirà già la prossima settimana, si prenderà il mare da lì e quindi sarà Cesare Rustico del comitato organizzativo a illustrarvi quello che è ovviamente il programma. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti nonostante insomma, la temperatura non troppo gradevole. Sarò brevissimo. Ecco. Noi dopo due anni quindi riprendiamo il mare e parliamo subito di numeri. Siamo 30 equipaggi, quindi 30 imbarcazioni, di cui sono 15, 12 mazzarese più le barche a motore, più altre 18 imbarcazioni tunisine. Cioè vedere oggi 30 equipaggi a fare una regata non è un numero molto semplice da raggiungere per chi vive nel mondo, perché oggi le regate non vengono più svolte con tantissime barche. Noi siamo orgogliosi di avere più di 30 barche a fare delle regate, ne faremo una ad Hammamet, quindi sulla baia di Hammamet, e un'altra sul Golfo di Mazara, quindi avremo questo bellissimo spettacolo che incornicerà un po' il nostro lungomare, che già è bello di suo, mettiamoci questo ulteriore colore e vi lascio immaginare. Partenza il 23 o il 24, a seconda delle condizioni meteo, quindi aspetteremo un attimo il meteo e domani faremo un briefing e decideremo se partire il 23 o il 24. Ci aspettano ad Hammamet per il 25, il 25 arriveremo, saremo ad Hammamet, potremmo arrivare il giorno prima, un giorno dopo, il 24 o il 25, e ci sarà un cocktail di benvenuto da parte della Marina di Jasmine Hammamet. Dopodiché avremo una regata sul luogo, quindi sulla baia di Hammamet, e seguirà una serata conclusiva della prima parte, quindi ci sarà una cena offerta sempre dalla Marina di Hammamet. Poi avremo il piacere di avere un'escursione su Kerouan, organizzata dal Ministero del Turismo tunisino. Dopodiché ci sarà ulteriore serata di gala e ritorno per Mazara del Vallo. Si ritorna a Mazara il 30, si è tutti a Mazara, quindi abbiamo 30 barche che si spostano e vengono su Mazara. Qui ci sarà una regata organizzata, come ho detto, sulla baia di Mazara. Dopodiché offriremo agli ospiti delle escursioni, una visita a una cantina. Poi offriremo una visita ai templi di Selinunte, quindi organizzati con la guida, con il pranzo offerto dalla Lega Navale Italiana. Dopodiché, dopo la regata, ci sarà la serata conclusiva. La serata conclusiva avremo modo di avere le autorità, di confrontarci con i nostri amici, avere anche uno scambio di prodotti. La premiazione, chiaramente, che non è una premiazione per chi arriva prima, perché sono delle veleggiate, quindi non c'è competizione, c'è soltanto spirito di navigare fra popoli che si vogliono bene. Grazie Cesare, non so se i colleghi hanno qualche dubbio, vogliono fare qualche domanda, se no, come avevo già detto e spero di essere stato di parola, saremo stati brevissimi. Ovviamente bisogna anche ringraziare chi privatamente si sta prodigando ovviamente per far sì che l'evento possa riuscire. L'appuntamento allora è o il 23 o il 24, sarà mia cura ovviamente comunicarvi per tempo qual è la data della partenza, non so se
volevo cogliere l'occasione per ringraziare gli sponsor, che sono coloro che ci hanno permesso di organizzare la manifestazione, perché come sapete ci siamo prodigati, ognuno ha messo del suo, noi abbiamo messo il nostro impegno, abbiamo messo il nostro lavoro, abbiamo messo le nostre amicizie per cercare di organizzare al meglio, però gli sponsor ci hanno dato anche la possibilità economica. Passo la parola alla presenza, magari ringrazio particolarmente qualcuno. No, li ringrazio tutti, sarà cura nostra ringraziarli a uno nel momento opportuno e nominarli tutti. Come potete vedere già sono in TV, però siccome ne mancano ancora alcuni è giusto che li diciamo poi tutti insieme. Quindi sarà cura nostra ringraziarli personalmente perché saranno presenti pure alla serata conclusiva. Benissimo, allora vi ringrazio per essere venuti, buon vento come si dice in questi casi e l'appuntamento è per la partenza qui dalla sezione della Lega Navale di Mazara del Vallo e poi accoglieremo gli equipaggi che torneranno da Yasmina Mamet.